Eccoci qui ragazzi e benvenuti nella settima parte del video tutorial della programmazione di Windows 10, in questo caso il 10, ma qualsiasi altro sistema operativo va bene, potete installarlo sul computer Lenovo come vedete, che però io lo dico sempre è valido su tutti i PC. Adesso ho questo PC di questo cliente che è un Lenovo, ma va bene su tutti, l'installazione è valida su tutti i PC ragazzi. Adesso ho installato, l'ho fatto riavviare e adesso vi salto la parte del riavvio e diciamo una volta avviato lo rimetterò. Ok ragazzi, il PC si è riavviato, come vedete. Adesso sta installando l'icone sotto, quindi finché non avrà installato tutte le icone qui in basso. Adesso ve le ingrandisco un pochettino, ragazzi. Ok. Allora, facciamo così, forse è meglio. Eccolo qui. Eccolo qui. Allora ragazzi, vedete? Finché non avrà installato tutte le icone in basso, queste praticamente, quindi qui vedete è in corso l'installazione di aggiornamento. Vedete, il PC sta aggiornando. Adesso installerà anche l'antivirus. Ricordatevi che finché non carica queste icone, cioè il menu, l'avvio, sarebbero i programmi di avvio all'inizio della partenza di Windows, il PC potrebbe andare leggermente più piano. Ma questo lo fa tutti, ragazzi, non è che lo fa soltanto in questi, ok? Diciamo in questo PC, lo fa la maggior parte, a meno che non avete un 16 core. Ma diciamo un bel computer potente, ma comunque ci vorrà sempre qualche secondo prima che lo carica. Ok, ha caricato tutto, vedete, ha installato anche questo che vedete, io sto usando, non sto usando il mouse, vedete il mouse ce l'ho qui, uso proprio il joypad, questo qui, questo qua, eccolo qua, vedete. Ok, quindi sto usando proprio quello del computer, quindi funziona. Ok, quindi infatti si accende la lucina qui ogni volta che spingo. Aggiornamento, ve lo facciamo dopo, ok, perfetto. Adesso andiamo qui, cancelliamo, svuotiamo il cestino. Vedete, ragazzi, sarà un po' i primi. Allora, appena installati gli aggiornamenti, ragazzi, sarà un pochino lento perché ragazzi, lui sta installando delle cosine, quindi sta installando aggiornamenti, l'antivirus si aggiorna, quindi fa tutto insieme, quindi sarà un pochino lento, ragazzi. Togliamo le icone che non ci servono più, ragazzi. Ok, andiamo qui. Cestino, perfetto, svuotato, perfetto. Adesso io la configurazione faccio così, metto Adobe qui, gli antivirus lo metto qui, questa è la mia configurazione personale, ok? Che mi trovo meglio, cioè i programmi meno usati qui, i più usati vicino a me. Quindi Chrome lo metterò giù, CCleaner, questo non lo uso mai, quindi lo metto qui, ok? Perfetto, e questi sono quelli più usati vicino a me. Perfetto, facciamo così, aggiorniamo così, rimane, perfetto. Adesso cosa facciamo? Adesso i programmi sono tutti installati, ragazzi, come vedete, ok? Quindi abbiamo l'antivirus, abbiamo tutti i documenti. Se io clicco qui andiamo su documenti, ragazzi, quindi qui, vedete? Quindi andiamo su documenti. Se clicco, ad esempio, qui c'è l'antivirus, qui c'è il lettore multiplayer, ok, eccolo qui. Qui c'è la TubeCatcher. Adesso dobbiamo andare a programmare, cioè a impostare i programmi uno per uno, quindi o quelli che si impostano, ok? Perché così sono installati, però bisogna impostarli. Ad esempio, Adobe Reader, clicchiamo qui, lo apriamo. Ok, attendiamo un attimo che si apri. Questa è la versione 10, quindi è un po' vecchiotta, adesso bisognerà aggiornarla. Ok, accettiamo qui quando ci chiederà accetta, eccolo qui, accettiamo. Andiamo sul punto interrogativo qui e andiamo all'opzione cerca, vedete, cerca aggiornamenti, ricerca aggiornamenti. Adesso chiudiamo questo e lui cercherà aggiornamenti. Facciamo scarica, ok. Ok, eccoci qui di nuovo ragazzi, eccolo qui. Allora, ha installato, vedete, ho saltato perché senza che aspettavamo tutta diciamo, la durata, ok. Quindi ha trovato l'aggiornamento, l'ha scaricato, facciamo installa e adesso lo installerà. Quindi ci chiederà il permesso, sì, ok. E adesso installerà Adobe Reader, quindi l'aggiornamento, diciamo, ok? In modo che qualsiasi cosa succeda, voi l'avete sempre aggiornato. Eccoci qui, perfetto. Sta facendo la copia dei nuovi file. Ok, ragazzi, vi faccio vedere. Allora, quando sono piccoli, vi faccio vedere tutta l'installazione così capite bene. Perché, ragazzi, vi ripeto, se io vi faccio i tagli, è successo pure a me negli anni. Lo so che il video sarà un po' lungo, saltate la parte che non vi interessa, come volete, ok? Però, ragazzi, se non vi, magari se questo programma lo conoscete, lo saltate,
se non faccio vedere tutta la durata, succede come a me che negli anni vado in un tutorial, dura 5 minuti e non ci capito niente. Cioè, che tutorial è? Alla fine questo tutorial è solo per bellezza, per non lo so perché. Quindi ragazzi, io vi faccio vedere tutta quando sono piccoli, ok? Vedete, nel frattempo è installato anche il Bluetooth, vedete qui? L'iconcina del Bluetooth, quindi qui sotto, quindi sta facendo tutta la procedura da solo. Quindi lui, una volta collegato, comunque Windows 10 fa tutto quasi da solo, quindi si aggiorna, fa tutto da solo. Soltanto questi programmi dovremmo farli manualmente noi. Questo non serve l'aggiornamento, questo è un lettore multimediale, che eccolo qui, quindi qualsiasi cosa trascinerete qui dentro, di video, audio, oppure è predefinito ora, ok? Lo farà da solo in automatico, ok? Adesso andiamo qui, andiamo a TubeCatcher, qui apriamolo, ok? Allora, questo programma, adesso vediamo se ci chiede l'aggiornamento oppure no. Ecco, ci parte in inglese, mettiamo in italiano, perfetto, ci fa scegliere la lingua, perfetto, quindi questo programma è adatto a tutti. Ok, questa icona che voi vedete qui, alcune persone mi mettono, come fai a registrare, guardate ragazzi, adesso vi faccio vedere, come fai a registrare dallo schermo? Allora, innanzitutto adesso ci arriviamo. Andiamo qui, qui alla prima opzione, che è questa, vedete, downloader, questa qui, sarebbe praticamente per scaricare da YouTube direttamente dagli link. Quindi io cosa faccio? Apro il motore di ricerca, che è questo, vado sopra a dove c'è l'URL, copio tutto l'URL, faccio qui incolla e me lo incolla, oppure faccio incolla così e me lo incolla qua, che è la stessa cosa. Una volta incollato faccio scarica e quindi lui mi scarica dal video, quello che sia. Questo dice non conversione, vedete, per gli amici io no, io normalmente lo metto così, DVX, MPEG J4, vedete, questa è l'universale per il DVX e AVI, scusate, AVI, eccolo qui. Allora è AVI, DVX e MPEG J4, ok? Quindi questi sono i formati universali, diciamo, di tutti i PC. Adesso qui gli cambio la cartella di destinazione, che io vado sotto, gli dico non me la scaricare nella cartella video, audio, la voglio sul desktop, ok? O se create una cartella, selezionate la cartella qui sotto, quello che volete. Io gli dico qui, in modo che scarica video e foto qui, che le vedo, se no magari chi non lo sa se le perde, non sa, deve andare a ritrovare. Poi dovete andare a documenti, video, audio, ok? Vado a video converter, qui a questa opzione, qui mi converte i file in qualsiasi formato, cioè se io ho un formato in AVI, lo getto dentro un video e lo voglio convertire in, guardate, Nokia, un N800, vedete, MPEG, allora, MP4 video, vedete, compatibile Android, compatibile iPhone, iOS, vedete, potete convertirlo in quello che volete. Ok, io in questo caso seleziono sempre la stessa voce, quindi vado qui, metto questa, perfetto. Adesso andiamo a cartella video, diciamogli dove deve andare praticamente quando è scaricato, qui sul desktop, la stessa cosa. Perfetto, vedete la versione è questa, quindi è buona, non mi ha chiesto aggiornamenti. Adesso vi faccio vedere come faccio io per registrare, che me l'hanno chiesto parecchie persone, come faccio a registrare dallo schermo. È facilissimo con questo programma, guardate, che poi mi è stato consigliato da un mio amico, nonché fratello, che è V02 Valek, che praticamente lui mi consigliò, anche un altro utente mi sembra me l'aveva detto, sì, comunque me l'hanno consigliato molto molto, perché loro magari li usano di più questi programmi. Quindi allora guardate, quando si apre il programma comparirà questa schermata, voi dovete andare, non fate altro che andare a qui, screen capture, vedete, lo scrive proprio, ok? Adesso vedete qui c'è tutti i zeri, guardate, adesso ve lo faccio, ecco, comunque si vede, perfetto, vedete c'è tutti i zeri, bisogna impostare lo schermo. Adesso andiamo qui a questo, ok, andiamo, vedete, cioè, ho questa freccia, questa croce, ok, la metterò in un angolo, proprio nell'angolo preciso, clicco una volta, poi allargo, vedete come mi dice la larghezza dei megapixel che sono, ok, vado all'altra parte alla fine, è 1333, vedete, 1366x768, do l'ok e adesso me li mette qui, vedete qui. Allora, per non vedere le barre laterali, che vi compaiono le barre, ma no, quando registrate compariranno sempre, ragazzi, però quando lo caricate su YouTube, per non vederle su YouTube, che YouTube normalmente le leva, le toglie, voi cosa fate, ragazzi? Guardate cosa fate. Vedete questa cifra che avete messo? Allora, deve corrispondere ai megapixel, alla risoluzione, la stessa risoluzione che avete voi. Clicchiamo qui, andiamo a impostazioni schermo, ok, che mi sembra la stessa, l'ho vista prima. Adesso andiamo in impostazioni schermo, ok, perfetto, eccola qui, vedete? Allora, facciamo così, eccola qui. Allora, vediamo se è la stessa. Sì, allora, 1366x768, 1366, perfetto, è la stessa. Vi dico questo perché io avendo lo schermo gigante, ragazzi, non era la stessa, ho dovuto abbassare la risoluzione dello schermo, quindi metterlo come il massimo che mi dava lui. Adesso non fate altro che cliccare qui,
Ok? Allora, prima di fare questo, creiamo una cartella qui. Ci scriviamo per dire cartella, mettiamoci il video. Ok? Perfetto. Adesso noi cosa facciamo? Qui vedete dove punta? Lui punta sulla cartella documenti video, però io la voglio qui, non sulla cartella dei documenti video. Allora faccio così. Seleziono, apro, vedete qui dove sono le lineette, seleziono la cartella video, do l'ok, perfetto. Adesso se io provo a registrare, adesso vedete io parlo e registro. Vedete, sta registrando anche l'audio, perché questo è un microfono qui, vedete? Quindi registra anche l'audio. Qui ci sono i secondi, che vedete 8, 9, 10, ok? Cosa faccio ora io? Adesso posso ossia mettere in pausa e ricontinuare, oppure faccio stop. Se faccio stop, questo video, eccolo qui, qui sta. Guardate se lo apro, ragazzi. Allora, vedete ragazzi? Vabbè, adesso si sente un po' così, ragazzi, perché... Sentite? Allora, normalmente si sente bene, però questo PC ha un problema pure con le casse, che infatti l'utente me l'aveva detto, che stando in una palestra casca, ci fanno di tutto, ragazzi, perché lo usano un po' tutti. Allora, guardate, comunque si sente benissimo. Allora, guardate come registra bene, vedete? Ha registrato il video che ho fatto, poi potete mandarlo indietro, fate come vuoi. Queste barre nere che voi vedete ai lati, ragazzi, non vi preoccupate, perché dopo, siccome avete messo la stessa risoluzione qui anche nel desktop, nel vostro PC, dopo su YouTube scompaiono, YouTube ve le toglie praticamente, voi vedete come faccio io le sponsorizzazioni, vedete così. Quindi in questo modo io faccio, diciamo, le sponsorizzazioni, ok? Quindi è questo il programma che uso. Poi una volta che voi lo chiudete, vedete i numeri che all'inizio sono a zero, se io lo chiudo e lo riapro, guardate ragazzi, ve lo faccio rivedere, ok? Noteremo che, eccolo qui, ok? Vado qui, perfetto, vedete, sono rimasti in memoria, quindi non dovete riselezionare tutto. Mi raccomando, non toccate né questo, perché se no questo è per prendere soltanto un banner. Questo vi seleziona solo un banner, l'altro invece è tutto lo schermo. Quindi non li toccate, altrimenti cambiano i valori, non coincidono più e poi si vede male. Ok, ragazzi? Allora, ragazzi, faremo un'ottava parte, perché siamo arrivati a 12 minuti e quindi, ragazzi, questo video è durato, sta girando molte parti, però ragazzi è molto buono, eh? Molto buono, ragazzi, perché vi informa un po' e vi spiega bene su tutti i programmi come dovete fare. Ok, ragazzi?